Un pallido sole dietro le nuvole scioglie d'incanto i cristalli di ghiaccio di un viso d'inverno che scorre lento, troppo lento. Vi saluto con questa canzone di Claudio Rocchi, non mi ricordo il titolo, parlava d'inverno, il viso d'inverno. Sto improvvisando questo video senza una tematica vera e propria, o meglio, una piccola tematica ce l'ho, che pian piano, uno alla volta, stanno cadendo tutti, già sono caduti i gatekeeper che ho nominato in altri video, e pian piano arrivano anche quelli che cadranno, i gatekeeper. Perché la domanda che mi pongo è questa: per quale motivo coloro che hanno portato avanti una attenzione particolare a ciò che sta succedendo, vale a dire a livello medico, sono stati etichettati come terrapiattisti? Cioè, che senso ha aver tirato in ballo questo? Perché chiunque avesse scoperto dell'infamia che stanno della narrativa che stanno imponendo, non voleva assolutamente essere etichettato come terrapiattista. Il terrapiattista è un'etichetta che avete dato voi, perché io ripeto continuamente che mi reputo un terrapianista. I terrapiattisti sono quelli che appaiono sulle TV di regime, ma non sono i migliori. Forse sì, saranno i più famosi, ma potrebbero essere anche i più ignoranti. Ma questo potrebbero essere, metto il punto di domanda, perché io mi reputo ignorante sulle cose che non so, non ho alcun problema a dirlo. Ho fatto questo giro di parole perché sto vedendo che tutti coloro che più si mettono contro la narrativa, parlo della narrativa medica, devono infilare dentro la terra piana. Ma che senso ha? E tutti nello stesso identico modo. Faccio un esempio, ho visto ieri, ma non faccio nomi, qualcuno che ha iniziato a parlare delle 100 prove che la terra non è un globo e ha nominato solo la prima cosa, perché alzandosi in alto con un pallone, parliamo di un libro del fine 1800, penso che sia del 1870, ma le altre 99 prove, cioè non ne parliamo, cioè è facile fare questa cosa. Comunque ricordatevi sempre che nel 1931 il primo che è andato nella stratosfera, Auguste Piccard, ha detto e l'ha scritto che la Terra, da queste 11 miglia, che sono pari a 1600, che sono pari a 10.000, non faccio il calcolo, comunque diciamo oltre i 15.000 metri, la Terra, gli errori li faccio, non ho il calcolatore, ne voglio memorizzarli questi numeri, perché mi fido della scienza, quella matematica. Perciò, arrivando lassù, ha detto che la Terra era come un disco piatto con i bordi rialzati, lo trovate dappertutto. Approfitto per dirvi questo. Spesso chiedete, ma dove trovo le playlist? Dove trovo l'indice alfabetico? Oh, ragazzi e ragazze, su tutte le descrizioni dei video ci sono i link. Approfitto anche per dirvi che io stesso, quando vado a porre, perché questo che vedete dovrebbe essere il secondo canale, visto che il primo è un po' inibito dal sistema, che praticamente se vado a mettere i commenti non arrivano, ma non solo non arrivano, io stesso che sono il detentore del canale non li vedo, non me li fanno vedere, il sistema è fatto così. Arriviamo al dunque. Oltre a questo, la frase, o meglio, la tematica più comune è quella di dire: ma già Eratostene nel 200 avanti Cristo aveva misurato il diametro della Terra. Complimenti, signore Eratostene.
Allora, su Eratostene trovate il suo indice alfabetico, molti e diversi video che vanno a smantellare quello che ci hanno iniettato nella mente fin da piccini. E comunque la domanda rimane molto, 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 molto semplice. Come ha fatto a calcolare il diametro della Terra se non sapeva la distanza del Sole? Perché se noi poniamo il Sole a soli 5.000 metri, a soli 5.000 chilometri, mi sbaglio con le virgole, ottengo lo stesso risultato su un piano piatto. Queste prove sono già state fatte. Di conseguenza, poi ci sarebbe anche che l'atmosfera flette l'arrivo del sole, che si vede, è apparente anche lì, pertanto ma poi come faceva quel tempo a sapere che ora c'era esattamente in quel preciso secondo? E come faceva, avete visto la misurazione degli stadi, quante cose abbiamo trovato, cose inaudite, distanze che cambiano di centinaia di chilometri, però in quel tempo si dice aveva fatto le misure in modo accurato. Allora, a parte che di Eratostene non esiste una fuffa, abbiamo solo 30 frammenti, nonostante Wikipedia scriva che ci sono 150 frammenti che riguardano la misurazione della Terra, ma non c'è niente. Cioè è stato riportato da un altro, da Cleomede, ma non c'è niente. Eppure queste sono le misure della Terra di 2000 e passa anni fa. Ragazzi, ma sapete quante volte hanno cambiato la distanza del sole? Ma sapete quanti libri avete a disposizione scritti sempre a cavallo fra il 1800 e il 1900? E quelli che hanno seguito la storia nascosta della Terra piana sanno perfettamente che c'è stato un grande reset allora, ok? Trovate tutto su indice alfabetico, se volete. Quelli che non vogliono lo stesso, cioè non ha importanza. Ah, ma no, dall'aereo vedo la curvatura. Sì, dall'aereo, ma se Focus stesso ha scritto, e c'è ancora scritto, dice che bisogna andare oltre 20 chilometri per poter cominciare a vedere la curvatura, senza contare che il nostro deGrasse Tyson, che è lo scienziato, per me l'attore, ha detto che neanche all'altezza di Baumgartner si riesce a vedere la curvatura. Cioè, un momento, ma avete sempre detto che si vede la curvatura all'altezza di Baumgartner? No, perché sono tutte fotocamere con l'obiettivo ad occhio di pesce, perché se voi guardate quando apre lo sportellone dall'interno, vedete perfettamente che l'orizzonte non solo è piatto, ma è esattamente a livello degli occhi, a 38 chilometri, a 39 chilometri, qualcosa non quadra. Pertanto, a tutti coloro che entrano raccontando quello che hanno imparato obbligatoriamente nella scuola dell'obbligo, cioè non hanno fatto alcuna ricerca. Avete le fotocamere a raggi infrarossi, potete andare su qualsiasi lago e fare le riprese, vedere dall'altra parte, vedere che la curvatura delle acque non aumenta di 7,5 centimetri al chilometro per il quadrato. È una cosa semplicissima da fare come calcolo, però vedete che ad esempio dopo 10 chilometri voi riuscite a vedere dall'altra parte, come ho fatto io, del lago di Garda. Ma le fotografie degli astronauti che si vedono, no, momento, sapete che avete una playlist di oltre 210 video con tutti, non gli errori, le cazzate che hanno fatto vedere gli astronauti, compresi quelli italiani, soprattutto voi italiani. Siete veramente miserrimi, avete fatto delle cose inaudite, Le apparizioni dei pupazzetti della Cristoforetti, oppure il nostro Paolo Nespoli che tutto veleggia ma l'olio del tonno della lattina sta perfettamente in piano. Queste cose le guardate? O siete così, ve lo dico, imbecilli da non accorgervi delle cose naturali? Sì, perché a furia di stare davanti, come sto facendo adesso, ai dispositivi elettronici, non riuscite più a distinguere la realtà dalla fantasia, e man mano che passa il tempo la fantasia avanza sempre di più. Ormai vi siete incatenati dentro ciò che non esiste, avete perso la bellezza delle cose, la bellezza, che so, di un sentiero come quello che ho alle spalle, ok? Una camminata nel prato rinvigorisce, questa è la mia testa leggermente carica, sì,
chiudo qua perché ormai avete tutto sul... dopo 6 anni e più che ho messo a disposizione del materiale, non credo che ci sia bisogno di aggiungere altro, anche perché io mi sono stufato, le parole le ho prese, gli insulti li ho presi, ma tante belle persone come quelle che seguono questo canale hanno capito che c'è qualcosa che non corrisponde al vero, ok? E tutto ciò che vi raccontano, ricordatelo, non corrisponde a verità. E siccome c'è una legge divina, perché l'uomo va al di sopra delle leggi imposte dall'uomo, dall'essere umano, tutto arriva al punto di partenza. Vuol dire che tutto verrà ristabilito nell'equilibrio naturale. Ok? E soprattutto, ne approfitto già con un po' di anticipo, non è che devo farvi gli auguri solo perché ormai ci sono le sante feste. Assolutamente no, gli auguri ve li faccio per tutti i giorni, per tutte le notti, e poi non lo dico più, staccate tutti i device. Quello che non è bene arriva solo da lì. Il bene sono le persone che avete di fronte, che incontrate, che salutate, che abbracciate, che sentite vive, non quelle che arrivano attraverso questo cazzo di schermettino qua. Ciao ragazzi, ciao ragazze, state bene? Vi voglio bene, come voglio bene a tutto il mondo. Ciao! Ah, ricordatevi che se siete sul secondo canale andate a vedere il primo, se siete sul primo canale andate a vedere il secondo. Un pallido sole dietro le nuvole scioglie d'incanto i cristalli di ghiaccio, un viso d'inverno che scorre lento, troppo lento.